Buongiorno amici, oggi è un nuovo giorno, oggi è giovedì, è anche l'ultimo giorno che passerò qua perché domani riparto. Ieri sera alla fine sono tornato a casa con il bus, poi sono rimasto in quartiere perché ero bello cotto e quindi ho mangiato lì. Ho mangiato un buon katsudon, Ebi katsudon, veramente top. E poi mi sono bevuto una birretta e un soju con la Laura. E niente, adesso sono appena arrivato qui in zona City Hall, che ci sono un po' di cose da vedere. Ho appena fatto colazione con un buon muffin al caramello salato, veramente strabuono. E niente, adesso qui dovrebbe esserci tipo una specie di tempio o qualcosa. E boh, niente, vediamo cosa ci riserva questa giornata. Ci sono queste statue che sono tipo fatte come se fossero state compresse e mi stanno veramente intrippando il cervello. Sono assurde. Bene amici, adesso sono entrato al Deoxgung Palace e vediamo un po' com'è. Niente, comunque sono anche queste delle residenze reali di varie epoche, ce ne sono che vanno dal XVI secolo fino alle più recenti, dell'inizio del Novecento. E niente, praticamente per ogni residenza c'è scritto chi ci ha vissuto, in quale occasione, diciamo, qual era il contesto storico. Lì dovrebbe esserci il Museo d'Arte Contemporanea, che non so se sia incluso nel biglietto. Boh, comunque adesso faccio un giro qua e poi penso che andrò lì. Inizia già a fare un bel caldino. Probabilmente questa era la via dedicata agli spiriti. Infatti qui c'è la scala dove non si può passare. In teoria a destra era per il re, a sinistra il principe e il centro per gli spiriti. Nelle altre residenze era così, o meglio, in realtà è diverso, cambia, però solitamente quella al centro per gli spiriti. Bene amici, adesso ho finito qui la mia visita alle residenze reali, ho visto anche il Museo d'Arte Contemporanea e ora vado a cercarmi del cibo, qualcosa da mangiare. Qui vicino dovrebbe esserci parecchia scelta, c'è anche Myeongdong, che è una zona dove dovrebbe esserci street food, insomma, in realtà non so bene, vediamo cosa trovo. Allora, ho appena mangiato un sushi fenomenale, e ho anche speso un pochino. Cioè non così tanto in realtà, ho speso il giusto 65.000 won, quindi è il pasto più costoso che ho fatto, sui 50 euro, perché ho mangiato un casino, ero praticamente in questa specie di sushi bar che però aveva il roll, il nastro. Io ero lì che continuavo a vedere piattini assurdi, dicevo no, voglio provarlo, quindi alla fine ho mangiato un casino, sono strapieno, è proprio il pasto più che mi ha riempito di più da quando sono qui. Infatti sono veramente polvo, mi sono preso una cedrata per digerire. E adesso sto aspettando la Lella, che andiamo a fare un giro qua intorno. E basta. Questo è quanto. Ecco la Laura, mi ha raggiunto anche lei. Adesso la porto io in giro, decido io dove andiamo. Non sa neanche dove stiamo andando. Lei non ha neanche mai visto Io so solo questo che dovrò camminare tutto il pomeriggio con questa in mano, perché non esistono i bidoni dell'immondizia qui. Ok, adesso siamo al Donui Moon Museum Village, che è una specie di villaggio in assetto museo, cioè dove giri, ci sono dei negozietti caratteristici. Cioè, non capisco se sia tutto museo, tipo un museo diffuso. È un museo diffuso, ecco. Oh,
Adesso andiamo in un altro posto che non so se sia bello. Sembra bello, ma potrebbe non esserlo. Dai, come ti è sembrato questo Donwind Museum Village? Solo i giochetti mi sono piaciuti. I videogiochi. Un po' deludente. Anche il posto dove andiamo adesso potrebbe essere deludente. Guai a te. Guai a te. Ti avviso. Beh, meglio se vediamo cose deludenti. Se vedo cose deludenti l'ultimo giorno sono meno triste di andarmi. Domani parti. C'è una manifestazione qua. Perché sono. Non vogliono che parta. Stanno manifestando. Adesso siamo su sta strada, su questa specie di highline, tipo quella che c'è a New York, ed è praticamente una strada sopraelevata che era in disuso e hanno riconvertito a passeggiata pedonale, che praticamente che taglia sopra questa strada assurda, ipertrafficata. Buonasera amici, io sono abbastanza sconvolto in questo momento, sono fuori tipo da 11 ore. Adesso siamo a Myeongdong, che è una zona di baccari, no non è vero, è una zona di street food, di movida, giusto? No? Sì, di movida. Ma più di street food che di movida. Di street food. E niente, facciamo un giro qua, io sono, come ho già detto, sono abbastanza cotto. E tu Laura come sei? Cotta. Cottina anche lei. A puntino. A puntino, e niente, vediamo un po', vediamo un po'. Cioè, la stazione della polizia, comunque il logo della polizia sembra proprio una roba uscita da un cartone animato. E infatti fuori dalla stazione ci sono due pupazzoni. Uno, due, ma prendi anche uno al polpo allora, visto che fai mix. Questo? Sì, prendi anche uno squid. Poi vuoi qualcos'altro? No, basta. Finisci col bulgogi, direi. Com'è che si chiamano questi affari? Non si sa. Vabbè, mo ci mangiamo. Buoni? Buoni. Allora, Laura si è buttata su questa bueada, che è una patata fritta intera, così fatta a spirale, che sembra molto buona. Com'è? Buona. Io invece ho preso questo pollo, che devo ancora provare il pollo, quindi dai. Dai, street food promosso. Cosa dici, Laura? Buonissimo. Buonissimo. Tra l'altro mi sono accorto che siamo già davanti alla sede UNESCO coreana. Interessante. Bene, quindi il piano dolcetto. La Laura va a caccia, anzi va a pescarsi un dolcetto. Voglierlo forte. Andiamo. Col dolce la Laura si sta già buffando. Lei ha preso il pesce, è una specie di cialda a forma di pesce. E lei l'ha preso con la Nutella. Io invece ho preso quello classico coreano con i fagioli rossi. Adesso lo assaggiamo. Loro praticamente ci mettono lo zucchero sopra, così fa tipo questa caramellizzazione. È un po' dolcino, leggerissimamente salatino, ma è dolce. Ci sta, promosso. Bene amici, siamo tornati a Danam. Adesso andremo a berci una cosa, però mi sono rotto le palle di riprendere, quindi questo era l'ultimo giorno. Domani vado in aeroporto, perciò questa giornata è finita. E buonanotte. 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 Ciao. The next morning. Amici cari, buongiorno, benvenuti di nuovo a Seul. Marcello e Laura insieme per l'ultima mezza giornata. Stiamo andando a vedere un market che c'è qui vicino alle nostre residenze, così non devo più caricare la carta della metro, visto che mi sono rimasti i soldi giusti per andare in aeroporto. E quindi facciamo due passi qui nella nostra fantastica zona. E basta, abbiamo fatto colazione. E niente, adesso andiamo a vedere questo market, dove ero già stato in realtà il primo giorno, ma ero andato strapresto ed era tutto chiuso. Quindi dai, ho spedito anche due cartoline.
E basta. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Bene. Siamo in questa zona residenziale, c'è questo scivolo che è pazzesco. C'è forma di aeroplano. È veramente assurdo. Molto bella poi, con le fontanelle, c'è i divanetti. Cioè, è assurdo questa zona. Stupenda. Voglio venire a vivere qua. Comunque vedete, qui fanno così la raccolta differenziata. Alcuni bidoni sono già divisi, però altri no. E poi ci sono gli omini che dividono la spazzatura. Vero Laura? Sì o no? Guarda che roba, sembra stato impilato da un ossessivo compulsivo sta roba. Vedi, tutto diviso, plastica. Pazzesco. Cioè, quando vai in giro sembra che buttino la roba a cazzo, invece poi dividono bene. Bravi! Bene amici, siamo al Flea Market, questo è il ristorante in cui mangiamo. Buon appetito! Buon appetito! Abbiamo preso la beef bowl. Questa è tutta roba iper piccante, ci ho mangiato due robe e sono già in fiamme. Guarda che pezzettoni di cipolla che ci sono enormi. Dai, buon appetito! Allora, sono stra in controluce, comunque... Abbiamo mangiato, era molto buono il mio ultimo pranzo, anche ovviamente super economico come sempre. Abbiamo preso 6.000 won a testa, che sono tipo 4 euro, cos'erano 4 euro? 4,24 euro. Free refill di riso c'era. Di alghe. Esatto, c'è stato anche le alghe. Il caffè. Esatto, il caffè. Tutto incluso, pazzesco. E adesso ci stiamo dirigendo a prendere i miei bagagli e poi andremo in aeroporto, quindi... Ormai insomma si conclude anche questa avventura. Veramente un posto speciale la Corea. Ci tornerò. Dai, di qualcosa Laura. Alla prossima. Dai, alla prossima avventura.